Siete tutti scontati con queste immagini, perché Napoli è Pino Daniele, mica Monnezza. Palma quando rappa, sai che spacca intraprendente. Te lo dico veramente, non senti insapori, ma questo lo riconosci sempre. Eccoci qua, nuove battaglie, nuovi freestyle. Noi siamo pronti, e voi? E allora? Sì! Battaglie su un beat, va in onda, ora speak. Chi ci prova, chi ha le capacità, chi si mette in gioco e chi invece è solo una chiacchiera. Chi sale su un ring, chi sale su un ring, chi sale su un ring di speak. Chi sale su un ring, chi sale su un ring, chi sale su un ring di speak. Ladies and gentlemen, the king of rap, Marrakesh. Ciao a tutti e benvenuti alla seconda puntata di Speed. 12 rapper si daranno battaglia per stabilire chi è il king del freestyle e il king di Speed, perché solo i migliori entrano in questa gabbia. E a giudicare chi sarà il migliore, la nostra premiata giuria. Dal rap indipendente è diventata produttrice e manager di alcuni fra i più importanti rapper italiani, come Fabri Fibra e un certo Marrakesh. Paola Zucar ha spaccato in tutti i contest a cui ha partecipato. È il king di Spit in carica, dalla corona di campione alla poltrona di giurato. MC! Da 20 anni cavalca le onde del pop italiano, ma da sempre è un cultore del rap. È il terzo giudice, è Max Pezzali. Provocatorio, eclettico, imprevedibile. È il giudice che tutti i talent vorrebbero avere. Marco Castoldi, in parte Morgan! Ma iniziamo subito e facciamo entrare il primo freestyler di oggi. Valerio Nazzo, 22 anni, vengo da Torre Annunziata, in provincia di Napoli. Il mio approccio alle battle è abbastanza impulsivo ed emotivo, non mi preparo tanto prima di una sfida. Mi piace dare il massimo sul ring più che fuori dal ring. I miei punti di forza sono sicuramente l'aggressività, la metrica, la tecnica. E se Milano chiama, Napoli risponde, no? NAZO, ci vediamo sul ring. Bam! La Torre Annunziata, Nazzo! Ciao Nazzo, che effetto ti fa essere qui? Emozionato ma deciso. Vediamo subito chi è il tuo sfidante di oggi. Nerone, ho 22 anni e vivo a Milano. Per prepararmi ad una sfida, tanta concentrazione, tanto freestyle i mesi prima della sfida e pochissimo freestyle i giorni prima. I miei punti di forza sono la calma, la concentrazione, la continuità e un po' di autoironia, e quella non basta mai. Vediamo, punto a fare bella figura e ovviamente a vincere. NERONE, 100 kg sul ring. Il prossimo sfidante è Nerone! Ok Nerone, che nome altisonante che hai anche tu, eh? Qua abbiamo Nazzo contro Nerone stasera. Nerino non potevo chiamarmi. Nerino dai, no, no, in effetti no. Ok, voi vi conoscete già? Ok, allora se, in ogni caso vi ricordo che dovete dare il meglio e che questa è una battaglia eliminazione diretta. Tra l'altro questa battaglia è una novità per Spit, una novità di quest'anno, perché voi farete una battaglia attraverso delle immagini, cioè noi mostreremo delle immagini che cambieranno ogni 30 secondi e ognuno di voi quindi dovrà rappare sulle immagini che vede. Avrà un minuto a testa, quindi due immagini a testa.
E ovviamente le immagini determineranno l'argomento su cui dovete rappare. Attenti, perché cambiando l'immagine ovviamente cambia l'argomento. Tutto ok? Tutto chiaro? Va bene, parti tu Nazzo. Double S, ci sei? Le mani su Milano tutti, ci divertiamo! Ai, ai! Fate casino per questi due freestyler, questa è la prima battaglia di oggi, fatevi sentire! Ok, l'atmosfera è tesa, Double S al mio 3. 1, 2, 3, spit! Ai, ai, Valerio Nazzo è poesia, è una libreria, una ferrovia, non vedo Valerio Nazzo stili più belli, non filtri contro di me, sono la Feltrinelli. Valerio Nazzo ogni rime è un art attack, se è una libreria non capisco come la Fnac. Non ci sono problemi, Valerio Nazzo a Tangere, vedo le celle quindi capisco che è un carcere, quindi rappresento cosa mia, Valerio Nazzo con poesia, nuova sinfonia. Non vengo contro i napoletani strani perché mi parlano tutti di droghe e scam. Via. Con lo stile non mi incastrano, cambia l'immagine, lo sai che non ti apprezza. Siete tutti scontati con queste immagini perché Napoli è Pino Daniele, mica Monnezza. Valerio Nazzo con le rime lo sai che ti carica, entro con la rima matematica, ti carica di disse e diventi una discarica. Te ne vai via, Valerio Nazzo, quando entro lo sai che non cedo, vieni contro me, spacco, ti attacco, ti mando morto diretto dentro un sacco nero. Wow! Super minuto per Nazzo. Come vedete non è facile rappare sugli argomenti, il tifo è scatenato oggi. Ok raga, questo era solo il primo minuto, ora Nerone, un minuto per te, lì vedrai le immagini, al mio 3, da Bolas ci sei? E allora 1, 2, 3, speed! Le mani Milano, resto qua è normale, quella non è una fine che io voglio fare! È così che va, sono un testa di cazzo, ma se mio figlio finisce così giuro che mi ammazzo! È così che si fa la saifa, fai il figo, fai le scarpe made in Taiwan. È così che va, porto queste prose, mentre fate i figli pensateci a queste cose. È così che suona, è matematica, quale discarica, ma quale fabbrica. È così che fa, ci sei? Io in te una doccia me la farei, se riparto sul quarto, attento, quello è un bel bacio, vedo dell'Esbo. È così che va, capisci bella zio? Levane una che ci vado dentro io! Te lo spiego ed è fittizia! Ci stava questa scusa di giustizia! È così che va, sono un testa di minchia! Tu hai pensato subito al piercing sulla lingua! Non sono queste le cose, è normale! Nerone MC sul beat paradossale! Tu sei così sfigato che hai pensato che è un fotomontato e che è truccato male! E questo era Nerone, ragazzi, oggi siamo partiti veramente incazzati. Il pubblico fra un po' batte la gabbia. Ok, questa battle non è ancora finita, ne volete ancora da questi due MC? Ok ragazzi, ora la roba si complica perché praticamente avrete altri 2 minuti e avrete la stessa immagine, quindi cioè testeremo chi fa le migliori rime sulla stessa cosa, ok? Parti ancora tu? Al mio 3, Double S ci sei? E allora 1, 2, 3, scannatevi! Valerio Nazzo, stile improvvisato, ancora non mi sono laureato, ma per far la fine di mio fratello che disoccupato, laureato, avvocato. L'Italia è un posto senza decoro, lui sta guardando la sua chance di un lavoro. E secondo me non ci siamo, non lavorerai neanche con la laurea in mano. Valerio Nazzo più pratico, stile che ti porta la mia vittoria, un pazzo matematico. Quando vengo sulla base suona il diploma ma non sono diplomatico. Ehi, c'hai ragione, te lo spiego in riga, lui c'ha il tocco e il tuo tocco porta sfiga. È così che va, attento, tu in mano stringerai il tuo fallimento. Stringerò la rima più bastarda, estremo, tu scemo con la coccarda. Valerio Nazzo quando entra è poesia, ti sei laureato alla ragioneria. No, io sono un testa di minchia, mi sono diplomato con 110, bacio accademico con lingua. E
va a cagare il matematico, a te no perché ti puzzava l'alito. Valerio Nazzo nella situazione ti sei laureato, hai sbottonato il professore. Valerio Nazzo quando entra nella situazione, peccato per lui che sei un grassone. E tu sei un povero stronzo, misericordia, quella è la concordia, sei stronzo, tutti d'accordo. È così che io ti batto sopra il quarto quarto e se tu vinci io non concordo. Accosta la costa concordia, Valerio Nazzo con le rime parte e si ricorda. Entro con le rime più estreme, contro te butto il seme della concordia. Ehi, per un attimo mi sbaglio, sembrava di aver visto me dentro la vasca da bagno. Tu sei come Schettino, dopo questo batto scappi con il pattino. Pattino, Valerio rima spinta, entro con lo stile, bacio con la lingua. Vieni contro me, io sono un iceberg sul palco, tu il Titanic e contro me viaggi in quinta. Viaggi in quinta, ma tu sei pappo, lui sta affondando e tu stai scappando. Io Nerone, tu un coglione, io il salvatore, tu mezzo eroe. Valerio Nazzo quando arrivo, ti batto dal mattino, si è affondato, ammiraglio Schettino. Ragazzi, abbiamo veramente visto il fuoco qua a Spit oggi. Fatevi sentire per questi due freestyler. Ok, adesso vi chiedo purtroppo di posizionarvi perché è il momento di decidere chi dei due passerà questo turno. Allora, parti tu prima col parere, Paola. Sì, il tema ha funzionato tantissimo. Loro sono partiti con la stessa attitudine, proprio belli agguerriti da Pitbull, tutte e due. Lui ha giocato un attimo in difesa perché credo che tu non abbia capito cos'era la prima immagine subito. Quindi, però sei stato bravo a prendere il tuo tempo, hai un attimo tergiversato sul tema finché non hai capito cos'era e poi sei andato diretto da lui. Tu drittissimo subito, senza... Già avevi proprio il fiato dal naso come il toro. Ok, Max, chiedo a te invece di darmi un commento sulla sfida in generale. Guarda, io mi sono divertito tanto perché questa con le immagini dava la possibilità di diciamo di adattarsi e di avere bisogno di adattarsi al tema in una frazione di secondo. E Nerone è stato bravissimo a sua volta perché a me ha molto toccato la parte sul lavoro minorile, cioè è stato... bello profondo nelle sue rime. Super rime. Va bene, ora chiedo a te, Enzi, ti è piaciuta innanzitutto? Tecnicamente abbiamo assistito a una di quelle battle geograficamente storiche, nel senso che si sente lo stile proprio del Sud Italia, nel caso di Nazzo, e nessun intercalare, nessuna presa di fiato, una rima dopo l'altra e degli incastri letali, cioè dei giochi di parole, dei giri letali. Nerone magari meno tagliente su questo tipo di incastro, però altrettanto forte a sull'impatto. Fare, sull'impatto della rima e sulla chiusura sul quarto netta. Morgan, io non so cosa dire. Questa ti è piaciuta? Anzi, no, mi ha fatto impazzire. Grande. Infatti so cosa dire. Le rime sono cose da scuola elementare, ma non le vostre, che sapete fare. In principio era il verbo, voi sapete bene questo. Persino Nazzo fa pensare che in principio era onore il concetto di nazione e società, ma poi uno scemo pazzo l'ha fatto diventare orrore, tant'è che anche Nerone... era un gran coglione, ma non tu, che fai grandioso il concetto dell'assenza di colore. Allora vi chiedo però purtroppo di darmi un giudizio netto. Paola, tu sei la prima. Solo perché è andato subito centrato l'obiettivo, Nerone. Nerone, il primo voto di oggi va Nerone. Max. Nerone. 2-0 per Nerone. Enzi, che ci dici? Nazzo. Nazzo. 2-1, ancora tutta da giocare. Morgan. Io non dico Nazzo. No, dico Nazzo, perché così sceglie il pubblico. No, ma non perché sono un codardo, perché mi siete piaciuti tutti e due. Per cui io voglio che scelga il pubblico, sinceramente. Ok, abbiamo cambiato la nostra valletta, diciamo. Ti chiedo di metterti al centro del pubblico per prendere meglio gli applausi della gente. Ragazzi, vi chiedo di applaudire, di fare bordello solo per uno alla volta e non per tutti e due. Quindi partirei da Nazzo.
Al mio tre fatevi sentire più che potete, se vi è piaciuto, Nazzo! Ok, il nostro notaio sta segnando il punteggio. Ora è il momento invece di Nerone. Stessa cosa, non votate per Nerone se avete già votato per Nazzo. Al mio tre fatevi sentire più che potete, se vi è piaciuto Nerone. 1, 2, 3! C'è un'ala estremista del pubblico. Ok, ragazzi, adesso vediamo com'è andata. Vi leggo il responso. Nazzo, 1163. Nerone, 1166. Per soli 3 punti, un'inezia. Porta a casa la vittoria Nerone. Ragazzi, bravissimi entrambi, mi dispiace molto. Nazzo, sei stato veramente molto bravo. Sono sicuro che avrai modo di metterti in luce nella tua carriera. Grande Nerone, spaccato come sempre. Un applauso a tutti e due. Questa era la prima sfida di oggi. Il vincitore, cioè Nerone, sfiderà il vincitore della prossima battle, ma solo dopo la pubblicità, qui a Spit con Marrakesh. Big up! Bentornati a Spit con Marrakesh, abbiamo appena assistito a una super battle tra Nazzo e Nerone, il pubblico è caldo, i giudici sono caldi, per cui bando alle ciance, facciamo entrare il primo freestyler di questa battle. Bella Brasa, Fred De Palma, anche gli FDP. In freestyle improvviso, poi se mi escono le rime fighe, a voi vi brucio il culo, non sono da farci. Come dico in un mio pezzo, sono così il campione che non mi batte neanche il cuore. Ci vediamo nella gabbia, Brasa! Yeah! Fate un bel casino per Fred De Palma! Grande Fred! Tutto bene? È un gran piacere rivederti qua nella gabbia di Spit, sono sicuro che sarai spettacolare come già fosti l'anno scorso. Speriamo, speriamo. Come fanno perché azzecco un passato remoto. Allora, è il momento di scoprire qual è il tuo avversario, per cui facciamolo entrare. Mi chiamo Mauri, ho 24 anni e vengo da Manduria. Di battle in battle ho capito che forse il mio punto di forza è la tecnica, il flow, che sono delle particolarità che mi sono state conferite dai vari mondi musicali dove ho portato il rap, che sono state le dancehall, i party drum and bass dove ho fatto dancing. Mauri vi aspetta sul ring, come sempre armato di rabbia e passione. Ciao, Pagnu!
fatevi sentire per Mauri! Buonasera Fabio. Buonasera Mauri. Noi già ci conosciamo, io scendo mi aspetto una vera battle coi controcazzi, come si dice, perché siete entrambi bravissimi. Questa sfida che voi farete è la nostra sfida con le magliette. Su ogni maglietta c'è raffigurato un personaggio e voi dovete impersonificarlo sfidando il personaggio nella maglietta dell'avversario. Ok, quindi pescate una maglietta a testa. Steve Jobs, pace all'anima sua, contro Nicole Minetti. Ok, questa battaglia già mi fa ridere. Abbiamo Steve Jobs contro Nicole Minetti, fatevi sentire. Allora, questo tipo di battaglia non è affatto facile. Tutta botta e risposta, 4 minuti di botta e risposta. Però al termine dei primi due cambierete maglietta e quindi cambierete personaggio. Ok? Tutto chiaro? Rino, ci sei? 1, 2, 3, spit! Yeah yeah, quando rappo su col corno, De Palma quando rappa lo capisci che performo. La Minetti porta sfiga perché a Steve Jobs gli ha detto una mela al giorno toglie il medico di torno. Yes, non capisci quando rappo nel discorso, una mela al giorno solo un morso, come quella nel logo. Quindi io con la Minetti droga che mi inietti se mi drogo. Yeah, sai che tu ti droghi quando arrivo sembri stucco, De Palma quando rappa fratello tu sei distrutto. Sai che cosa intendo, ho detto tutto, con tutto quello lol, ma non gli cola il trucco. Yes. Tu dici tutto, è normale che dopo lo cerchi pure sopra Google. Fai le rime sullo stucco, ma con lo stucco ti tappo mo quel buco. Hai ragione, capisce, per questo che tu muori. De Palma quando rappa te ti fanno i gavettoni. De Palma col freestyle tu muori, ha le labbra così rifatte che questa non sente manco i sapori. Ehi, ehi, e non capisci, stoppi. Con queste labbra un po' come Canotti. Vengo dal sud e mi mangio la braciola. Con queste labbra bevo il vino e c'ho le labbra viola. C'ho le labbra viola quando arrivo veramente. De Palma quando rappa sai che spacca intraprendente. Te lo dico veramente, non senti insapori, ma questo lo riconosci sempre. Yo, yo, nella situazione non capisci, rappo contro sto minchione. Se lo dico nell'hip hop, lo dice pure Steve Jobs. È lui il campione! E lui il campione, va il pronto soccorso. Fred De Palma col freestyle fa ricorso. Sai che cosa intendo, farti in quinta? Steve Jobs ti arriva in testa una mela melita. Una mela melita, sfidarti non conviene. Io sono hip hop, mi mangio una Marley Marlene. A livello che te le do non ti conviene. Carlo Alberto questi rapper li mangia per le cene. Per le cene, ma tu stai improvvisando. Io mangio Marlene, chiamami Marlene Brando. Sai che cosa intendo quando arrivo te l'ho detto, coglione. Rimetti la maglia nel bidone. Yes, yes, vai nel play, sfotti. Io la maglia nel bidone, tu vai con la testa dentro la tazza come quel tipo a Train Spotting. Non capisci fino a quando shorty. Quanto shorty. Ok, queste erano Nicole Minetti contro Steve Jobs. Ragazzi, striptease, cambiatevi la maglietta. Avete altri 2 minuti. Mohamed Ali, pesi massimi sul ring, contro Fabrizio Corona. Due veri duri stasera. Rino, ci sei? E allora 1, 2, 3, scannatevi. Yes, il tuo livello è basso, a me non ci arrivi. Il tuo livello è troppo basso, Mohamed Ali non ci arrivi. Hai capito come sto, ti morto mo con l'incisivi. Ho capito, ma hai sforato ancora. Guarda che sono 4 quarti, non sono 4 quarti d'ora. Lo capisci cosa intendo? Ti tento, tu sei Corona perché sei bello dentro. Perché te l'ho detto? Cazzo gridi, Carlo Alberto is the name, fammi l'inviti. Non capisci come stai, come famo a metà lì. Io sopra il palco i nemici li triti. E vi triti, inventa le parole. De Palma quando fa freestyle sai che gli altri fanno le capriole. A vedere la tua faccia bella rovinata, mi sa che il tuo pusher gioca a palla avvelenata. Yes, te ne accorgi, bada.
tu invece con la tremarella, se provi a fare le capriole esci fuori strada, perché pallassetto con la ruota storta come Natalia e Strada. Sai che cosa intendo? Per questo tu sembri babbo De Palma col freestyle, quando rappo sei non arranco, io vengo con il branco, lui è una corona, aspettate che lo stappo, bastardo. Yes, io t'ammazzo con le rime, io sono una corona, grazie, sale e lime, me lo metto pure nel collo della bottiglia, secondo me a sto giro t'entra dritta in un'altra maniglia. È un'altra maniglia, io spacco con la rima, toglietegli il cappello che sotto la brillantina, sai che cosa intendo, è la rovina, sei come il solso signorini che cade dentro la crescina. Yes, cade dentro la crescina, roba da pazzi, io capelli non ne ho e non mi salva manco Cesare, ragazzi, hai capito come sto quando fotti contro il flow, ma metà lì incontra gli scazzi. Con gli scazzi non sei bello, De Palma quando rappa, fratello, ti beve tipo un tavernello, tu volevi fare Fabrizio Corona ma i tatuaggi te li sei fatti col pennarello. Yes, yes, bello, stop, mi beve come il tavernello, io mi ti bevo come il ronco, come fa la pubblicità, hai capito che vuoi fare Mohamed Ali, ma in questo ring qua ti fa il rap. Si fa il rap, fratello, è così, io sono Mohamed perché ti batto da lì, sai che cosa intendo, quando arrivo sei un coglione, la fusione tra Dalì e Dalì il pistone. E caccia rime quando sto nel flow. Fred De Palma e Mowry, fatevi sentire. E che ieri solo per questa battle Mohamed Ali e Fabrizio Corona. Ragazzi, vi chiedo di posizionarvi qua per avere il responso dei nostri giudici. Come al solito, prima un parere, poi il vostro giudizio netto. Morgan, visto che hai parlato per ultimo. Mi è piaciuto anche una cosa che noi non commentiamo mai, che è, diciamo, l'intonazione proprio vocale, no? Perché siamo sempre a parlare della rima, della metrica, del concetto. Ragionissima. Sì, e lui ha usato tre tonalità molto diverse, quando ha fatto per esempio l'imitazione del gridare, e poi in un'altra occasione hai tipo cambiato nota in modo repentino, proprio uscendo da quello che è lo stilema classico dell'hip hop, del rap, cioè, ma entrando in quella che si chiama il canto. Sì, sono molto diversi, lui ha fatto molte finezze. Allora, anzi, tu che ci dici? Dacci un parere sulla battle, ma, sui due. Anche qua la geografia la fa da padrone, nel senso che proprio sono due scuole di freestyle. Sì. E quella di Mowry che si rifà a un modello meridionale. Anche questa inflessione vocale che dice il buon Morgan deriva, come diceva anche nella clip, dalle sue influenze dancehall e dall'utilizzo appunto della voce, anche quando si fa lo speaker nelle serate dancehall o fa freestyle su dei rhythm che ricalcano più i suoni del reggae piuttosto che quelli dell'hip hop più classico. Dall'altra parte Fred De Palma, un mattatore delle rime ad impatto, sempre geniale, magari forse rispetto a Mowry un po' più scontato sulla struttura della rima, nel senso che spesso le tre rime di apertura sono in funzione di una chiusura, però certo, quando la chiusura è così brillante va premiata. Quindi ancora non ho fatto la mia scelta, ma bellissima sfida, bravissimi. Ok, un'analisi lucidissima, grazie. Anzi, Max, insomma, a Mowry è capitata la sfiga di vestire i panni di due personaggi attaccabilissimi, facilmente insultabili e di avere di fronte due mostri sacri, no? Cioè, quindi Steve Jobs e Mohamed Ali, che come fai? È stato veramente bravissimo a girare la cosa a suo vantaggio, comunque a uscirne bene, perché assolutamente nel loro complesso Fred è veramente questo cabaret umoristico totale, tra cui le chiusure ad effetto, la maglia nel bidone eccetera. Lui però ha delle super trovate, cazzo gridi, l'imitazione, cazzo gridi, perché lui era andato un attimo insieme, secondo me lì ha ripreso tantissimi punti, andai insieme e Ok, ragazzi. Aspetta, dico l'ultima. Dici. Addirittura storpiato sale e lime, credo che fosse lime. Bellissima. Corona. Quindi le trovate sue sono eccezionali. Per me è veramente difficile. Questa è figa, secondo me vale la pena che tu la ridica, perché a volte non si colgono. Era molto fine. Com'è che era? Ho fatto freestyle, non me lo ricordo. Bravo. Era un test questo. Grande. Ok ragazzi, è tutto molto bello, ma purtroppo in questo clima di buonismo bisogna mandar via uno dei due freestyler che purtroppo ci lascerà. Partiamo da Morgan, dimmi un nome. Dico De Palma. De Palma! Si becca il primo voto da Morgan, ok.
Enzi. Io voto Mouri. Mouri, 1-1. Max. Mouri. 2-1. Paola. Questa è la più difficile. Andiamo al pubblico, Fred. Ok ragazzi, si va ancora al pubblico anche per questa sfida, 2-2. Ok, la nostra Sissi al centro della ring. E allora ragazzi, al mio 3 fate casino per Fred De Palma. 1, 2, 3. Ok, il nostro notaio si segna la cifretta. Di nuovo al centro del ring, ora vi chiedo invece di far casino per Mouri. 1, 2, 3. Ok, la macchinetta ci darà il responso. Allora, Fred De Palma, 1171 voti. Mouri, 1116 voti. Purtroppo Mouri va a casa e passa il turno Fred De Palma. Tanti complimenti Mouri, numero uno. Bella Fred. Ma voi non cambiate canale perché torneremo con l'ultima battle di oggi, la finale di oggi, qui a Spit, sempre con Marrakesh. Grazie mille e that's it crew. Ma noi siamo arrivati al momento clou, al momento decisivo di questa puntata di oggi, cioè la battle finale. Voglio in questo ring i due ultimi finalisti, Nerone e Fred De Palma. Ok, Nerone e Fred De Palma hanno vinto le due battle di oggi e quindi si sfidano. Vi ricordo ragazzi che chi vince questa ultima battle di oggi va diretto in finale e chi perde come sempre se ne va a casa. Quindi inutile ricordarvi che dovete dare il meglio di voi, vi voglio veramente incazzati. Ma ci vogliamo bene. Vi vogliate bene, ma poi so che sarete incazzati, tu soprattutto, no, pure lui. Allora ragazzi, questo è freestyle puro, cioè non c'è tema, vi dovete solo scannare. Avete 4 minuti. I primi due in singolo e poi botta risposta, ok? E allora Rino? No raga, non mi piace, voglio più bordello. Fatevi sentire, questa è la finale di oggi. Ok Rino, tenetevi caldi. 1, 2, 3, spit! Allora, punto 1, sei uno stronzo. La tua chance l'hai bruciata l'anno scorso. Te lo spiego dopo bella, rappresento le mie skills, vado anche a cappella. Fred De Palma sul palco è un animale da guerra, ma moralmente è un uomo di merda. Te lo spiego con le rime, mi vedi nella cappia e mi tira le noccioline. Tu non fare troppo il figo, Fred De Palma e dopo niente contatto visivo. Complimenti, sei un grande, un degno sfidante, parli e ti do le spalle. Ma vaffanculo brutto papo, io ti ammazzo sopra questo 4/4. Io ho già fatto la gavetta e sarà che sono grasso, ma questa gabbia mi sta già stretta. Ti distruggo in diretta e ti schiaccio.
perché tu sei un pagliaccio. Hai fatto la prova con la maglietta, a me sta stretta perché non sto nel personaggio. È così che va, ci sei, tu sei un personaggio e per giunta sei fake. È così che va, io non le preparo, diretto offeso, prova a darmi dell'obeso. Fatevi sentire per Nerone, perché questo era il suo minuto. E adesso ce n'è un altro. Ah. Diretto per Fred De Palma. Rino, ci sei? Yeah. Fred, ci sei? E allora uno, due, tre, diglielo! Yeah, yeah, ti porto metrica magica. Vieni contro me, la tua figura qua è nostalgica. A me non mi batte neanche il cuore. Io sono l'infarto e tu sei il cuore. Questa è una gabbia toracica. Ti basta bella riga, De Palma quando rappa sai che spacca la partita. L'ho detto l'anno scorso, l'hai capita. Tu vai sempre a cappella, io vado solo a figa. Lo capisci cosa intendo, non ce n'è. Mi dici col freestyle sono obeso. Sai perché non faccio cabaret? Non ti dico che sei obeso, perché mi sembra sottointeso. Lo capisci e siamo pesi. Fred De Palma quando rappa non offesi. Io ti attacco alle pareti. Sei così grasso che sudi le gocciole pavesi. La finisco e adesso ribadisco. È strana, sei così grasso che il tuo sangue ti circola in metropolitana. Ti è bastata? De Palma quando rappa c'ha la rima improvvisata. Arriva e non ti basta. Sei così sudato che se ti tolgo il cappello ci puoi buttare la pasta. Oh! Entrambi sono veramente decisi. Due pesi massimi sul ring di Spit oggi. Nerone e Fred De Palma si sfidano negli ultimi due minuti. Testa a testa, una battuta a testa, quattro quarti. Parti tu, Nerone. Double S, ci sei? Pubblico, ci sei? Giurati attenti, allora uno, due, tre, Spit! Meno male che non mi hai dato dell'obeso, solamente perché era sottointeso. E quella del sangue in metropolitana la faceva Cirilli ai tempi di chi è Tatiana. Chi è Tatiana? Fred De Palma quando rappa qua la rima te la sgama. Lo capisci, non ti tocca, tu sei talmente grasso che per veder uno specchietto fra le ginocchia. Sì, non ci si crede, io sono così grasso che la gabbia sono le mie calze a rete. Ti distruggo e posa, metti le calze a rete che faccio un tiro in porta. Bravo, hai ragione, per questo che non è tuo. De Palma col freestyle, il tuo freestyle non è suo. Io mi fotto di triangoli ed illuminati. Chiama una tua amica che faccio un triangolo al buio. Fred De Palma è molto babbo, Fred De Palma è molto scarso. Fred De Palma, Fred De Palma, Fred De Palma, sempre Fred De Palma. A Fred ci ha rotto il cazzo. Poi ci ha fatto il cazzo, amico sono secche. Fred De Palma tu lo sai che si intromette. Io non sfido marionette. Fred De Palma adesso ti autografo le tette. Io urlo in piazza come Beppe Grillo. È un nome di merda, fai male a dirlo. Riprenditi, lui è il king del rap. Tu sei la queen, tu sei Freddie Mercury. Freddie Mercury arriva e non ti tocca. Fred De Palma ti lascia sulle ginocchia. Per te il movimento 5 stelle, prendere un pan di stelle e ficcartelo in bocca. Hai ragione, tu non mi schiacci, sei così solo che mangi solo abbracci. Il mio rap è una bandiera, infatti poi ti ho visto andare a cena con Bandera. Diego Bandera, se spacchi con la rima, De Palma quando rappa sai che adesso patrocina. Dovresti fare come Herbert, la ballerina, ma ti sei preso l'herpes con un bacio perugina. Bravo, e contro me tu vai fuori. Rappresento le mie schisse e tu sei vecchio. Prende palma con la mononucleosi perché è stato sorpreso a limonare con lo specchio. Con lo specchio è una figata. E ti sei preso l'afta facendo una rima baciata. Ragazzi, io sono senza parole. Che livello, ragazzi, che livello questa sera! Fatevi sentire per questi due freestyler! Onore al merito, veramente due mostri, grandi. Ragazzi, questa è la finale. Era l'ultima battle di oggi. Chi vince di loro due andrà diretto in finale. È una decisione molto importante quella che dovete prendere adesso.
Per cui vi chiedo come al solito di darmi un parere e poi di darmi il vincitore. Parto da Ensi. Allora, beh, lo stile è più o meno quello, cioè quello della rima d'impatto. Entrambi sono dei mostri in questo, nella costruzione delle punchline, cioè delle rime ad impatto, le rime ad effetto, le rime che tendono ad offendere l'avversario. Forse potevate fare qualcosa in più, non a livello di rime, siete stati bravissimi, forse nella struttura delle rime stesse. Sembrava una gara di barzelletta a un certo punto. Detto questo, entrambi avete fatto più o meno la stessa cosa, quindi il mio giudizio sarà su questo. Detto questo, la mia idea me la sono grande fatta. Grazie, grazie Anzi. Morgan, dacci un commento a caldo. Ho trovato veramente qualcosa di diverso ancora ulteriormente rispetto alle altre sfide di oggi, perché in questa c'è stato un fatto di sguardo, di sguardi e di rincorse, non tanto sulle parole ma su un fatto fisico, grasso, sudore, mononucleosi, cioè dei concetti che riguardano proprio la fisicità, no? La rincorsa, si sono rincorsi tutto il tempo, è stato un balletto, non è stato tanto una sfida, ma un balletto. Ma anche fisica all'inizio, infatti. Assolutamente, ma poi tutto è partito dallo sguardo, tu gli hai detto sei codardo perché non mi dai lo sguardo, una cosa, e poi gli hai detto anche contatto visivo, no? Non c'è contatto visivo, questo è il problema, sei così solo che ti abbracci tu, e infatti hai finito con la metafora del narciso che si piglia la monocleosi perché si bacia allo specchio, quindi ti ho trovato molto, molto profondo, molto visivo. Paola Zuccar, che ne dici? Fantastici, questo è proprio intrattenimento scritto tutto maiuscolo, questa è proprio la bellezza del rap, bravissimi, eccezionali, grande. bravi, è proprio divertente. Ma tra l'altro questa cosa penso che venga fuori tantissimo anche a casa, vanno tutte e due alla carotide e alle volte purtroppo effettivamente bisognava valutare un po' la bontà delle battute, era quasi un po' quale battuta faceva più ridere, esatto. Perché lo stile era molto, molto simile. Però ce n'erano alcune veramente geniali, secondo me. Alcune erano veramente geniali, poi in rima, senza tema, così, ecco. Ok, Max. Veramente strepitosi. Nerone che giocava con autoironia sul suo essere grasso e Fred De Palma che ci girava attorno inizialmente senza affondare, no? Cioè che sei obeso è sottinteso, quindi non te lo dico perché è sottinteso. Cioè, bellissimo il lavoro che è stato fatto, però io devo, cioè da uomo grasso dico che la gabbia sono le mie calze a rete, cioè ragazzi, cioè, oltre. È oltre, veramente è un missile che si lancia nella stratosfera. Bellissimo, mi sono proprio divertito, bravi. Bellissimo. Tutti e due. Ok ragazzi, è il momento di dirci il vostro responso. Anzi, per un nome. Fred De Palma. Fred De Palma. Grazie. Porta a casa il primo voto. Morgan, un nome. Ti chiamerò Brian De Palma, che è uno dei miei registi preferiti, però non me ne volere Brian, ti prego. Io dico Nerone. Nerone! E siamo a 1-1. Paola, un nome? Fred De Palma. 2-1. Max, che già vedo, ho già capito tutto. Allora, la mia panza mi dice Nerone, cioè. Ragazzi, suspense. Ultima sfida. Sissi è già pronta. Il pubblico già la vuole. I nostri DNC vogliono sapere chi ha vinto, per cui raga, Sissi già al centro del ring, lo sapete già perché l'abbiamo già fatto due volte. Al mio tre, fate bordello per Nerone. 1, 2, 3! Ok, questo era il responso per Nerone. Al mio tre fate bordello per Fred De Palma. 1, 2, 3!
Ok. Ora dobbiamo solo aspettare cosa dirà il nostro notaio. Ragazzi, lo scarto come sempre è piccolissimo, e del resto si capiva perché urlavate per entrambi. Allora, Nerone, tu hai preso 1151 come punteggio, mentre De Palma ha preso 1155. E per un soffio porta a casa e va direttamente in finale Fred De Palma! Grazie a tutti, raga! Nerone purtroppo ci lascia, ma è veramente un peso massimo del freestyle. Noi con questa vi lasciamo. Fred De Palma lo rincontreremo in finale. Nerone purtroppo ci lascia. È tutto oggi da Spit, qui a Marrakesh. Ci vediamo settimana prossima. Big up!